Allora, Visume TV è alle prove dello spettacolo intitolato Due donne e un delitto. Il regista Massimo Natale e le due donne Silvia Delfino e Giorgia Curt. Un testo di Valentina Capecci. Esatto. Ecco, chi sono queste due donne e perché sono alle prese con un delitto? Allora, queste due donne sono due amiche, o forse si potrebbe dire anche ex amiche all'inizio. Sono due amiche che non si frequentano più da un po' di tempo, con due caratteri completamente diversi. Una è una giornalista, Carla, interpretata qui da Silvia Delfino, e un'altra è una biondona svaporata e un po' forse a rivista, come si può dire? Massimo risultato, minimo sforzo. Esatto, Amante della bella vita. amante della bella vita, che ha sposato un anziano e ricco imprenditore. Anziano e ricco imprenditore che viene aggredito e ucciso una notte e per avere un alibi Viola, rappresentata qui la svaporata, qui Giorgia Wirth, si precipita a casa della sua amica Carla per chiederle un alibi. Da qui nasce un incontro-scontro che dura una notte tra queste due amiche che si perdono, si ritrovano, si riperdono, si ritrovano in un continuo altalenare di ruoli e sì, di ruoli, diciamo così, e per un finale assolutamente a sorpresa, che non sveliamo perché essendo in giallo non si svelerà. Certo. Ecco, Silvia, quanto c'è di te nel personaggio che interpreti? Tanto. Beh, diciamo che è un lato del mio carattere che ho e che qui, diciamo, un po' più forzato, ecco. Ne manca una buona fetta, ovviamente, ma è un po', questa donna è un po' indurita dalla vita, dagli accadimenti della vita, diciamo che ha passato un periodo un po' nero perché ha perso il fidanzato, ha perso il lavoro e quindi è in un momento un po', diciamo, probabilmente vive un momento che stiamo vivendo un po' in tanti in questi periodi di crisi e niente, quindi ha un po' di risentimento sia per una cosa che non vorrei dire dello spettacolo Certo, non nei svegliamo. confronti di Giorgia Viola e poi niente, insomma, non sa se credere o meno all'innocenza di questa ragazza che viene qui in cerca di alibi, però poi si vendica di cose passate, ecco, che hanno vissuto tempo addietro. Ecco. E invece in te la stessa domanda, quanto c'è del tuo personaggio dentro di te? Tutto. Beh, no, direi fondamentalmente che sono bionda. Lei è bruna. Sì, no, Viola anche, questa biondona svaporata, devo dire che in questo bionda ci siamo, svaporata abbastanza, part-time, diciamo. Assassina non sappiamo. Assassina, sì, quello, No, assassina, quella è sì, ci Giorgia, mancava. no Viola, è Giorgia. Viola non si sa, ma sicuramente anche forse un senso un po' di leggerezza che mi appartiene, devo dire. Io soprattutto le cose più gravi, più drammatiche, io tendo ad alleggerirle, invece faccio dei drammi per le cavolate, sono un po' fuori fase, ecco, e forse anche Viola è un po' così. Oh, secondo voi le donne sono più alleate o competitive fra di loro? Allora rispondo io perché Ecco. Silvia, adesso tu hai già parlato troppo, va bene? Oh, parlo io. Alleate. No, alleate. Scherzo, vai. Dipende. Dipende dai momenti, No, dipende dalle beh. donne, dipende dalle situazioni. Io non mi pronuncio. Certo. Penso a due donne, è meglio tacere. Ma no, sicuramente diciamo che io ho questa teoria che gli uomini hanno ancora la grande fetta del potere nel mondo in generale, perché loro hanno capito una grande cosa, e cioè fanno squadra. Conosco uomini a cui appunto uno ha rubato la donna all'altro, che sì, magari si prende una botta e si menano, ma il giorno dopo sono al bar insieme a farsi una birretta, cioè non portano rancore, generalizzo, però non portano rancore e fanno squadra e quindi hanno una grande forza.
noi un po' forse non siamo così brave a fare questo, cioè vero. Siamo più un po' rivali, un po' anche po' viperette, perché gli uomini, no? Ci portano a fare viperetta, ormai non si può più usare questa parola. No, perché gli uomini sono più basici e noi siamo un po' più complicati, sì. Quindi è più difficile passare sopra a certe situazioni. Certo. Invece l'uomo, diciamo, che cammina lì per terra, ecco, sì. Non si alza più di tanto, ovviamente poi butta tutto dietro le spalle. Hai bisogni primari. Certo. Ecco Massimo, tu ormai stai proprio per coinvolgerti, diciamo che questa non è la tua prima regia, cioè, no. Ci stai un po' prendendo gusto. Sì. Ecco, come ti sei trovato a dirigere queste due donne? Visto che mi sentono benissimo, no, ecco. Scherzo, no, molto bene, perché dire, a parte io mi trovo sempre meglio a lavorare con le donne, tendenzialmente faccio sempre squadre di donne, uh-huh. E questo è proprio una caratteristica fin dall'inizio. No, mi sono trovato molto bene anche perché sono due caratteri completamente diversi, due caratteri da, diciamo, da adattare al testo e che fanno adattare il testo, perché diciamo che poi Viola e Carla sono due personaggi che nascono anche un po' dall'esperienza delle due attrici, e quindi devo dire che tutta questa diversità ha fatto come sempre una bella squadra, e quindi devo dire è stata una bellissima esperienza. Mm-hmm. Per la prima volta che dirigo due donne e basta. Infatti. Esatto, quindi è una prima volta. Sarà l'ultima. Credo. una prima volta e anche ultima, molto interessante. Molto interessante. Ecco. Quali sono invece i vostri progetti futuri singoli, diciamo? Comincio io, che sono il maschietto in minoranza. Sì. Va bene, il 2 febbraio dovrebbero cominciare, ancora teniamo le dita incrociate, le riprese del mio secondo film che si chiama Il Traduttore con Claudia Gerini, e a marzo al Teatro Golden una regia con Euridice Axen, Simone Montedoro, Stefano Fresi e Noemi Sferlazza. Ancora senza titolo. Che si chiama Zio Pino. Titolo bellissimo. Zio Pino. Ecco. Tu invece, Silvia? E io adesso a febbraio dovrei partire, cioè dovrei no, partirò in tournée con Taxi a due piazze, con Gianluca Guidi e la ripresa. Gianpiero Ingrassia. Sì, sì, abbiamo fatto maggio alla Sala Umberto, adesso facciamo una tournée in giro per l'Italia. Ecco, tu invece? E io invece, beh, adesso ho finito lo spettacolo, partirò per un lungo viaggio, perché voglio fare un po' di vacanza. Ti riposi. Inizierò a scrivere il mio prossimo libro, e da aprile andrà in onda la terza stagione delle Tre Rose di Eva. Ecco, tre. E ovviamente dalla stagione prossima in tutti i teatri d'Italia questo spettacolo. È chiaro. Anche dell'estero. Dell'estero, anche, andremo anche in Svizzera forse. Due donne e un delitto nei migliori teatri italiani. Ecco, allora un invito per il pubblico di Visum TV a venire a vedere lo spettacolo. Vai. Andiamo per età, vai. Sta più vecchio, no? Certo. E niente, venite dall'8 al 18 gennaio, Teatro Ambra Garbatella, dal giovedì alla domenica, e a divertirvi e magari, che ne so, cercate degli indizi durante lo spettacolo per capire anche voi prima del finale che cosa veramente è accaduto. Bene. Giorgia? Se non venite, andate al cinema. Ah, ecco. No, se non venite vi mando loro a cercarvi a casa uno per uno. Uno per uno. Quindi schedati. Vi aspettiamo al Teatro Ambra Garbatella. Sì. Dall'8 gennaio. Al 18. Ore 21. Al 18. Ciao. Ciao. Con Giorgia e Silvia. Buon anno. Io dietro. Tu dietro. Ciao. Buon anno.